Buongiorno cari amici, innanzitutto vi saluto e vi ringrazio per l'affetto che spesso leggo sulla mia pagina. Perché faccio questo video? Questo video diciamo, l'ho pensato perché sto notando che sulla questione compostaggio c'è un bel calderone di disinformazione sull'argomento. Il no all'impianto di compostaggio che dovrebbe sorgere in località ex Safab sta diventando un no al compostaggio e soprattutto uno strumento di propaganda politica chiaramente ad opera del centrodestra. Allora, questo video vuole chiarire questi aspetti, perché queste deformazioni stanno in qualche modo nuocendo alle battaglie che noi abbiamo condotto in questi anni. Se finora l'impianto della Safetell non è stato realizzato, molto lo si deve al fatto che il sottoscritto, insieme ad altre associazioni, ha avuto un approccio serio alla questione razionale. Ed ha cercato in questi anni anche di sensibilizzare la stessa amministrazione, con a capo il sindaco Miglio, su questo tema. Il sindaco Miglio si è aperto alla città, ha, diciamo, diversificato la sua posizione perché ci sono state delle inchieste che in quel momento colpirono anche noi e che in qualche modo, hanno portato a rimescolare le carte. Quindi noi ci siamo posti politicamente sempre in maniera razionale, quindi riteniamo assolutamente improprio e controproducente impostare tutto il ragionamento sul compostaggio per fini strettamente elettorali. E lo dico al centrodestra, dovete essere un po' più seri nel condurre le battaglie, perché il vostro approccio, se noi avessimo seguito il vostro approccio in questa questione, c'è un approccio strumentale, demagogico, che ha fatto passare nella gente il concetto che bisogna dire no al compostaggio, pur essendo l'unico metodo per smaltire la frazione umida. Cioè, tutto questo non porta alcun vantaggio alla comunità, anzi, la fa affossare in molti dei suoi più atavici problemi. Allora, iniziamo proprio da questo, iniziamo dalla storia, perché voglio semplificare quanto più è possibile il ragionamento per cercare di chiarire le idee alle persone. Allora, in provincia di Foggia c'erano sostanzialmente degli impianti di compostaggio che facevano due lavori diversi, quello della Lufa che si occupava principalmente di frazioni umide provenienti da ditte private, quindi non smaltiva immondizia dei comuni per intenderci. E poi abbiamo Lucera con la Bioecoagrim che operava, si può dire, in regime di monopolio. Queste due aziende hanno molte cose in comune. Il fatto innanzitutto che partono da San Severo, nel senso che si è proprietari di Lucera, che è quelli della Lufa, quindi di Bioecoagrim e della Lufa, i proprietari erano di San Severo e nascono, diciamo, sono realtà che crescono soprattutto nel momento in cui la città è governata dal centrodestra. Ecco perché, diciamo, fare i maestri su questo argomento, lo dico ad alcuni rappresentanti del centrodestra, soprattutto di Forza Italia, insomma, non credo sia opportuno. Vorrei ricordare che quello che è accaduto, cioè nel caso della Lufa ci sono stati degli arresti, dei reati molto gravi contestati, è stato coinvolto addirittura il vice sindaco della giunta Savino, e poi quello della Bioecoagrim ultimamente, tutti voi avete letto le notizie con arresti, ipotesi di reato molto gravi contestate. Premesso, io sono garantista, quindi le persone coinvolte in queste indagini al momento non sono
colpevoli di nulla fino al terzo grado di giudizio, sono tutti innocenti. Quindi, quando ci saranno le sentenze, potremmo dire con sicurezza che cosa è avvenuto e che cosa non è avvenuto. Però c'è un però. Perché nelle indagini che riguardano queste due aziende abbiamo capito alcuni meccanismi che possono essere anche a livello potenziale insiti nella gestione degli impianti di compostaggio. E qui veniamo al primo punto. Primo punto che deve essere chiaro a tutti: il compostaggio serve. Senza compostaggio non possiamo assolutamente smaltire la frazione umida. Se il centrodestra vi fa credere che gli impianti di compostaggio sono come centrali nucleari, dice una abominevole stronzata. La verità è che gli impianti di compostaggio servono, ma gli impianti di compostaggio devono osservare due regole. Devono funzionare bene, quindi devono essere gestiti correttamente. E possibilmente devono gestire in armonia con le politiche ambientali delle regioni, che è la regione Puglia, in questo caso, che organizza tutto il ciclo dei rifiuti, la fase di raccolta e la fase di smaltimento. Tenete presente questi due concetti, ok? Perché stanno su due piani completamente differenti, almeno sul piano, diciamo, pratico. Noi adesso ci stiamo occupando dello smaltimento dei rifiuti, non della raccolta, ok? Quindi noi ci troviamo la Lufa che ha avuto questi problemi, poi ci troviamo la Bioequagrim di Lucera. Come si è trovata Sansevero a conferire in questo impianto? Il centrodestra che dice che Miglio avrebbe dovuto aprire alla città, che avrebbe dovuto coinvolgere la città quando c'è stato di mezzo questa questione dell'impianto di compostaggio ex Safa, dovrebbe anche dire come mai in illo tempore ha conferito a Lucera, all'impianto della Bioequagri, senza far sapere niente a nessuno, con degli atti abbastanza nascosti, determine dirigenziali. Alla fine dei conti è stato un processo che prettamente burocratico, senza alcuna condivisione. Perché la cosa che io contesto è questa: se non dobbiamo, cioè se si contesta l'amministrazione che non bisogna conferire alla ex Safab per tutta quella serie di motivazioni, e quindi bisogna essere trasparenti, bisogna in qualche modo rapportarsi, cioè se ci deve essere trasparenza e partecipazione, perché non c'è stata trasparenza e partecipazione anche quando voi avete scaricato qui la nostra frazione umida? Quindi ci sarebbe dell'altro da dire, però me lo voglio riservare per il prossimo futuro. In ogni caso, partiamo da un, diciamo, arriviamo al secondo step. Quindi il primo step è che il compostaggio serve. E il compostaggio, per funzionare bene, ha bisogno di impianti che siano gestiti con responsabilità e di impianti che siano inseriti in una pianificazione del ciclo dei rifiuti regionale. Deve essere chiaro questo concetto. Secondo concetto, il centrodestra sul compostaggio non può parlare. Anche quando in malafede dice di volere o di aver desiderato un impianto pubblico su Sansevero, perché io so per interlocuzioni dirette con molti rappresentanti di centrodestra che l'impianto pubblico a cui si faceva riferimento nell'amministrazione Savino era un impianto pubblico, sì, ma l'intenzione era quella di affidarla a privati la gestione. Proprio una bellissima situazione. I soldi per farlo li mette il pubblico, li facciamo gestire i privati. Siamo proprio nella grandezza politica. Ecco, questa è malafede. Ecco perché vi sembrerà paradossale, ma io mi incazzo più per queste situazioni, per queste, questo modo di condurre la battaglia politica che sul resto. Terzo punto. Allora, quindi abbiamo detto il compostaggio serve. A Sansevero finora, diciamo, per molto tempo abbiamo conferito a Lucera. Terzo aspetto,
Nazario, qual è il problema fondamentale degli impianti di compostaggio? È un problema molto serio. Perché? Il problema sta nella quantità di impurità che sono contenute all'interno della frazione umida. Cioè arriva il camioncino del comune con l'immondizia dentro. Se quella frazione umida, quell'umido, è pieno di impurità, di plastiche, di metalli, di qualsiasi cosa, che può in qualche modo alterare appunto i processi di fermentazione, ma anche inquinare il compost stesso che poi viene fuori da questi impianti, è chiaro che ci troviamo di fronte a un rischio ambientale per la salute. Che succede? Succede poi che chi ha gli impianti è sostanzialmente anche mezzo contento quando gli arrivano, diciamo, frazioni umide, diciamo, particolarmente alterate. Perché? Perché se io mando un umido bello, buono, senza alterazioni, con percentuali di impurità molto basse, pago pochissimo. Se invece ci sono delle alterazioni importanti, delle forme, ecco, di impurità molto elevate, il costo dello smaltimento diventa molto elevato e quindi si tratta di introiti molto più elevati per gli impianti di compostaggio. Ecco. Quindi bisogna fare molta attenzione, porre molta attenzione alla impurità. Perché dovete differenziare bene? Perché in realtà alla base di certi meccanismi c'è anche una nostra responsabilità nel differenziare correttamente il rifiuto, soprattutto la frazione umida. Dobbiamo stare attenti a utilizzare sempre sacchetti compostabili, a non metterci la scatoletta del tonno all'interno dell'umido. Non so se mi sono spiegato. Che cosa succede allora? Quindi abbiamo questi impianti che poi vengono chiusi, vanno incontro a fatti giudiziari molto gravi e spunta questa azienda, Sagidel, adesso Safitel, che vuole realizzare in zona ex Safab un nuovo impianto di compostaggio. Noi, siccome siamo persone serie, ok, razionali, quindi siamo partiti dal presupposto che il compostaggio serve. Però quando questi signori si sono presentati, abbiamo scritto a tutti gli enti, siamo intervenuti nel merito della conferenza di servizi, abbiamo fatto pressioni sull'amministrazione a livello politico, affinché si osservasse questo principio di precauzione, che è un principio europeo. È un principio molto importante che serve in queste fasi autorizzative di progetti che possono avere un grande impatto ambientale. E serve per far sì che il funzionario che deve autorizzare questi impianti debba in qualche misura preoccuparsi di quali effetti questi impianti hanno su quello che hanno attorno e soprattutto sugli impatti cumulativi. Cioè, che significa questo termine un po' strano? Questa è anche un'altra motivazione, questa degli impatti cumulativi, che ha reso di fatto molto lento il processo di autorizzazione dell'impianto, e che sta in qualche modo tenendo botta in questo momento in cui l'impianto sembra prendere il volo. Cioè, noi abbiamo detto alla provincia: questo impianto ver verrà costruito in una zona già inquinata per il caso Rufa Service, o almeno a livello potenziale, visto che ce lo dice un'indagine della Direzione Investigativa Antimafia e credo della Guardia di Finanza o dei Carabinieri, non ricordo bene. Allora abbiamo detto: siccome questo signore deve costruire vicino a quest'altro signore, è probabile che gli impatti cumulativi che tu hai valutato prima di essere a conoscenza di questa situazione, perché l'autorizzazione di questi è precedente agli arresti e a tutto il casino che c'è stato sulla Rufa, abbiamo detto valuta gli impatti cumulativi osservando il principio di precauzione. Chiaro concetto? Questo è stato un passo fondamentale, fatto proprio anche poi da Miglio e dall'amministrazione, perché abbiamo fatto un consiglio comunale e questo principio di precauzione ha fatto sì che si deliberasse una convocazione dell'ufficio provinciale che ha autorizzato e del dirigente Biscotti per
per discutere su questo argomento e vedere se, alla luce di quello che era accaduto, potesse esserci un effetto, un riflesso sul progetto Lex AFAB. In tutto questo, mentre si facevano queste valutazioni, noi abbiamo rincarato la dose dicendo: questo signore che vuole venire a costruire legittimamente un impianto di compostaggio deve rispondere a delle logiche di programmazione regionale sul ciclo dei rifiuti. E abbiamo più volte invitato l'amministrazione, diciamo del Miglio 1, a prendere una posizione rispetto alla regione, cosa che è avvenuta perché, da quello che io so, per certo Miglio poi ha tempestato di richieste l'avvocato Grandaliano, che è al capo di tutto questo processo, perché è il presidente dell'AGER, cioè l'agenzia che si occupa di gestire il ciclo dei rifiuti in Puglia. Gli è stato detto più volte di intervenire in questa storia ponendo dei paletti che poi sono stati messi in una certa misura, anche se ancora non trovano una forma compiuta in una legge regionale, in un piano per la gestione dei rifiuti. Questo per dire cosa? Che al prescindere dal fatto se questo signore decida o meno, o sia autorizzato o meno a costruire l'impianto su San Severo, il problema non è tanto il fatto che costruisca un impianto di compostaggio, il fatto che lo debba far funzionare correttamente e soprattutto all'interno di una logica. Questo significa parlare in maniera corretta del compostaggio. Perché dico questo? Perché a noi non ci interessa stare con i paraocchi e dire a un privato: tu te ne devi andare perché mi viene così, o perché la tua è una centrale nucleare che sta per inquinare il pianeta. No, noi dobbiamo dire: se la legge ti consente e ti autorizza, quindi rispetti le norme e sei autorizzato a venire in un territorio con una tua iniziativa privata, io ti devo obbligare a rispettare determinate regole. E queste regole, se non le rispetti, vai incontro a determinate conseguenze. E questo è un ragionamento corretto, il ragionamento che dovrebbe fare il centrodestra, che dovrebbero fare le forze politiche che non fanno. È chiaro? Noi lo abbiamo fatto e tanto ancora questo signore non ha piazzato un mattone lì, perché i sottoscritti, perché sono seri, e c'è stata riconosciuta una serietà anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha rivisto molte sue posizioni iniziali. Questo ragionamento noi l'abbiamo fatto in maniera scevra da stupidaggini. Cioè, in realtà, la storia dell'impianto di compostaggio di San Severo è la manifestazione plastica di dinamiche che politiche non sono per niente. Cioè, qui c'è una guerra in atto perché, secondo me, ci sono delle tifoserie diverse che fanno riferimento alle varie società. E a me questa cosa, francamente, dispiace. Ci ho premesso, quindi il terzo aspetto è, quindi il compostaggio serve. Il centrodestra non è stato lineare, non può dare lezioni su questo argomento. Terzo aspetto: il problema non è tanto l'impianto di compostaggio in sé, quanto il fatto che bisogna farlo, metterlo nelle condizioni di rispettare determinate regole. Ok? Quali sono queste regole? Le regole, innanzitutto, sono quelle di incamerare meno immondizia di quella che vuole incamerare. Si parla di 60.000 tonnellate. Noi riteniamo che, diciamo, tra i 30 e i 35 mila tonnellate siano più che sufficienti per rendere economicamente sostenibile l'attività di questo signore. Avevamo anche ipotizzato e suggerito ad alcuni amministratori di San Severo di valutare il coinvolgimento dei privati nella costruzione degli impianti pubblici. Cioè, se questo signore vuole investire dei soldi, perché non cofinanziare degli impianti pubblici, quindi fare in modo che il ciclo dei rifiuti sia sempre nell'alveo della gestione pubblica, non so, diciamo del controllo pubblico più che gestione pubblica. Questo è quello che noi abbiamo ipotizzato e detto più volte. Ma ritorniamo al primo
al primo problema, cioè il fatto che gli impianti di compostaggio servono perché noi attualmente stiamo conferendo la nostra frazione umida a Lucera spendendo 200 euro a tonnellata a fronte dei 90-100 che potremmo spendere con un impianto più vicino. Perché spendiamo tanti soldini per smaltire la frazione umida? Innanzitutto perché non ci sono impianti in provincia di Foggia. C'era la Bioeco Agrimi che adesso ha problemi e quindi non ce ne sono più. Ma l'altro problema è che i nostri rifiuti vanno col camioncino a Cerignola, dove c'è un impianto di trasferenza. Il termine tecnico dovrebbe essere questo. Io pensavo trasferimento, invece no, dice è un impianto di trasferenza. E quindi praticamente la nostra frazione umida fa il giro, viene messa su dei bilici, ritorna a San Severo e se ne va verso Bologna o chissà dove per essere smaltito. Capite la follia? Capite che cosa significa voler rispettare l'ambiente? Significa che noi questo problema ce lo dobbiamo porre. Cioè, che significa? Significa che oggi noi dobbiamo badare in maniera sostanziale ai fini di questa battaglia contro l'impianto di compostaggio di San Severo, cioè badare alla questione di come rispettare l'ambiente, perché l'ambiente non è che lo rispetti solo non facendo fare l'impianto di compostaggio a San Severo, l'ambiente lo rispetti anche evitando che i tuoi mezzi vadano non so dove e poi ritornino chissà quando per smaltire la tua frazione umida. È chiaro? La battaglia è far funzionare bene gli impianti ed eventualmente convincere i privati a agire in un'ottica e in una pianificazione pubblica. E poi c'è la terza battaglia che sto cercando di portare avanti in maniera forte e serrata. E devo dire la verità, con il sindaco Miglio ho ultimamente una interlocuzione molto proficua su questo argomento. Ho detto a Miglio: noi dobbiamo controllarlo il ciclo dei rifiuti, cioè dobbiamo attuare delle forme di controllo sia per quanto riguarda la raccolta sia per quanto riguarda lo smaltimento, con un comitato tecnico con persone competenti interne ed esterne, quindi diciamo funzionari che hanno potere anche sanzionatorio nei confronti della ditta. E anche consulenze esterne perché ci serve gente che ci dica come è possibile, ad esempio, calcolare a monte l'impurità della nostra frazione organica. Cioè noi dobbiamo lottare affinché il nostro umido sia un umido buono. E poi c'è un altro passaggio che si può fare. Ci troviamo all'interno tra poco delle elezioni regionali e si può dire a chi si candida: impegnati a varare una legge che obblighi i proprietari di impianto di compostaggio privati a non poter incamerare rifiuti con una percentuale di impurità superiore a X o a Y. Questo ce lo diranno gli esperti. Cioè dobbiamo limitare quanto più è possibile la produzione di finto compost. Questo è il punto nevralgico della questione. Non so se mi sono spiegato. Quindi, come vedete, il quadro è ben diverso da quello che vi è stato rappresentato in questi giorni dal centrodestra, che vuole fare la battaglia a Miglio. Ok, ma è finita la campagna elettorale. È finita l'anno scorso. Ora dobbiamo provare a ragionare un po' da persone normali sugli argomenti. Vogliamo in qualche misura azionare qualche neurone nel cervello. Lo dico alla Caposina, lo dico ad altri, cioè smettetela con queste, perché poi se, cioè io cosa dovrei dirvi? Quando c'era Savino qui, abbiamo conferito a degli impianti di compostaggio, ma non abbiamo chiesto ai cittadini se lo potevamo fare, se lo dovevamo fare, l'abbiamo fatto e basta. L'abbiamo fatto e basta. Questo non giustifica una mancanza di trasparenza e partecipazione, ma chiaramente ti mette nella condizione di non poter fare il maestro a nessuno. E soprattutto, noi stiamo interloquendo, stiamo facendo dei passi in avanti, siamo riusciti con molta lealtà reciproca a portare l'amministrazione su posizioni estremamente corrette.
E devo dire la verità, ho visto proprio un disinteresse, nel senso che una onestà intellettuale sull'argomento, e non mi posso lamentare su questo punto. Quindi, da ora in avanti, gradirei, da cittadino, non da politico, perché diciamo io non sono un politico, non ho incarichi, sono niente e nessuno, sono un cittadino. Gradirei da parte delle forze politiche di questa benedetta città di avere un approccio più serio nell'affrontare le questioni, nel dire alle persone esattamente come stanno i fatti. Cioè, noi ci troviamo oggi, signori miei, con un impianto con un servizio di gestione di rifiuti che costa 10 milioni di euro. Questi 10 milioni di euro, che è il costo dell'intero sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ha un costo interno per lo smaltimento dei nostri rifiuti tra umido, plastica, cartone, pari a 3 milioni. Solo quest'anno abbiamo speso 1,5 milioni in più per questa storia, perché mancano gli impianti e bisogna fare gli impianti pubblici o chiedere ai privati di partecipare alla costruzione degli impianti pubblici. Mi aspetto serietà e razionalità. Tutta sta polemica fatta per prendere qualche voto, per dire sempre che Miglio è cattivo e noi siamo i bravi, quando in realtà non è così. Non è così. E lo dico anche a quei cittadini, quelle persone animate da spirito, da difesa del territorio, che sono ammirevoli, no? Che ho visto, no? Organizzare queste manifestazioni a cui io non ho partecipato per non strumentalizzarle politicamente. Che bisogna guardarsi sempre dalla politica, perché se la politica partecipa alla manifestazione per il compostaggio, non lo fa per spirito ambientalista, lo fa perché deve guadagnare qualche punto e fare polemica con l'avversario o mettere la berlina all'avversario. Siccome questa città oramai è con la cacchina fino al collo, ok, dobbiamo iniziare a ragionare in maniera più onesta, in maniera più seria, in maniera più razionale, ok? Votate per il nostro comitato di controllo. Abbiamo convinto l'amministrazione e devo dire veramente abbiamo trovato massima apertura, quindi c'è volontà di agire in maniera seria su questo argomento. Questo tipo di polemiche che fa il centrodestra non aiutano a nessuno, imbarbariscono il dibattito e consentitemi, sono fatte anche con una certa puntina di malafede. Ok? Vi ringrazio.